amici e benvenuti in un nuovo video! Oggi farò un video dedicato ai... Vabbè, lo avrete letto nel titolo ed è un video... Unboxing! Unboxing! Ok, finita la canzoncina? Vabbè. Come dicevo, avrete letto un po' dal titolo, dall'immagine di copertina e quindi a suon di musica... Musica immaginaria. Andiamo ad aprire questo pacchettino. Non indugiamo oltre e andiamo. Eccoci qua. No, non vedo l'ora di aprirlo. Me l'hanno inviato in questa busta. Spero non sia ammaccato. Wow. Eccolo. Il Tamagotchi dei BTS. Sì. BT21 Tamagotchi. Allora, è super 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 carino. Cioè, dal vivo è adorabile. È proprio color vaniglia, guardate qui. Prima di tutto mi scuso in anticipo con il fandom ARMY se farò qualche errore, quindi magari abbiate pietà di me. In ogni caso cercherò di presentare i BTS nel migliore dei modi, quindi un po' di ansia per questo, però spero di dire tutto bene. Allora, innanzitutto, chi sono i BTS? I BTS sono un gruppo K-pop, quindi sono sudcoreani, che fanno appunto questo genere super famoso ormai nel mondo, che è appunto il K-pop. Ed è un genere musicale che sinceramente a me piace molto, infatti conosco anche varie loro canzoni, però ecco, ci premetto che non sono una loro fan sfegatata, quindi non rientro nel fandom ARMY. Praticamente però, da dove è nata questa collaborazione Bandai e diciamo BTS e Tamagotchi? Praticamente i BTS hanno creato proprio loro, cioè loro sette, quindi premetto che sono sette, come potete vedere anche qui dalla scatola, sette personaggi di loro invenzione per LINE. LINE è un'app, diciamo, tra virgolette, di messaggistica molto famosa in Oriente, diciamo così, perché si può scaricare in Giappone, in Corea, eccetera. E quindi appunto sono fondamentalmente dei personaggi che poi vengono usati come stickers in quest'app LINE. È stata una cosa molto carina secondo me questa collaborazione, perché appunto i BTS, ognuno di loro ha creato proprio da zero. C'è pure anche un video documentario su YouTube, se siete interessati ad andare a guardare, appunto con tutta la creazione di questi personaggi, e ogni personaggio ha una propria caratteristica. Infatti adesso ve li presento in breve, spero di non fare danni. Primo personaggio che vi presento è lui, che si chiama RJ, o come volete dire, e praticamente è un'alpaca ed è stato creato da Jin, ed è molto carino perché come personaggio è super gentile, super carino, quindi vabbè, che sono tutti carini, però ogni personaggio ha una propria caratteristica. Dopodiché c'è lui, Shuki, che adesso vi faccio vedere. Shuki invece è stato creato da Suga, spero di non sbagliare le pronunce, e appunto è piccolino e cattivello in realtà, quindi, e sta sempre in combutta con Cookie, che poi vi presenterò. Poi c'è Mang, spero si dica così, Mang, è lui, questo personaggio qui che ha tipo la testa da cavallo, ma in realtà è una maschera, infatti lui si nasconde, cioè nasconde il suo vero volto sotto una maschera, ed è il ballerino più bravo di tutti quanti, ed è stato creato da J-Hope. Poi abbiamo Oya, che invece è il koala, super carino, che soffre di insonnia e ha paura che gli possano cadere le orecchie, sì, avete capito bene. Ed è stato creato da RM, ovvero Kim Namjoon, vabbè, spero di dirlo bene. Poi c'è Jimmy, che secondo me è il più carino di... No, ma in realtà non lo so se è il più carino di tutti, mi piacciono tutti in realtà. Lui è Jimmy, che ha sempre la linguetta di fuori, ma qui nella scatola non ha la linguetta di fuori, vabbè. Ed è stato creato da Jimin, e lui è il più carino. Poi c'è Tata, che è uno dei più buffi, che è tipo una specie di alieno, che è stato creato da V, appunto questo specie di alienetto con viso a cuore, che vuole conquistare tutto l'amore del mondo, ma è pericoloso perché non sa usare tipo i suoi poteri. E infine, ma non per ultimo, appunto Cookie,
lui, che è questo coniglietto bellissimo, che è stato creato da John Cook. Coniglietto rosa che sembra carino, ma può diventare super forte e si arrabbia. È tipo loro due, Cookie e Shuki, appunto, litigano spesso. Infine, nella scatola possiamo vedere lui. Lui è Van. Ed è il robot guardiano dello spazio, che in realtà è la mascotte che rappresenta il fandom Army. È stata sempre disegnata da John Cook. Vi lascio qui un'immagine che fa un po' il riassunto di quello che ho detto. E quindi loro sono tutti qui. Insomma, quindi cosa ci aspetteremo dentro questo Tamagotchi? Tra l'altro è bellissima la confezione, mi piace molto. Ovviamente troveremo tutti loro da ottenere, penso, e anche Van. Quindi adesso io direi di andarlo ad aprire, perché secondo me è super 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 carino. Non voglio rovinare la scatola, quindi cercherò di fare attenzione. Poi ripeto, scusatemi, fandomarmi, se appunto non ho detto tutto perfettamente, spero di aver detto bene. Però comunque il concept è molto carino, a me loro piacciono, ascolto un po' delle loro canzoni e quindi ho detto perché no. Poi ho visto che comunque in generale questo Tamagotchi, già proprio per il fatto che è dedicato a loro, i bagarini sono andati a nozze e quindi tipo ha preso prezzi altissimi, parliamo come appunto fu per Livi, e quindi appena l'ho visto di nuovo in vendita da Amazon Japan, che appunto non costa nulla venduto da lui, l'ho preso proprio al volo, perché se no non l'avrei mai più preso. E ho fatto bene, veramente bene. Vi consiglio a voi di non comprarlo ovviamente dai bagarini. Allora, eccolo. Ma che carino! Bello, questo colore è stupendo. Poi così non lo avevo il Tamagotchi, tranne per Gudetama. Bello, bello così giallo, stupendo. Bello, proprio bello. Mi piace tanto questi tastini poi azzurri, proprio bello, bellissimo. Mi piace, mi piace, mi piace. Volevo vedere se c'erano le istruzioni, ma non ci sono. Qua ti dice che c'ho le istruzioni online, quindi vabbè, poi le vedremo magari online più avanti. In ogni caso, adesso andiamo a accenderlo. Vabbè, il solito orario. Oh, c'è Van che va nello spazio, appunto. E a terra nella terra. A terra nella terra, vabbè, avete capito. Allora, probabilmente Van è appunto il personaggio, diciamo, di default, possiamo chiamarlo così, che poi, facendo determinate cose, molto probabilmente si evolve nei sette personaggi. Quindi sì, ha senso, abbastanza senso. Ma allora, fantasticamente, esiste come termine, è in inglese, oh my god! Quindi è bellissimo, fantastico, anche perché questo è uscito pure in America, quindi meno male. Vabbè, ma in realtà sono solo praticamente le icone. Allora, mangia l'hamburger. Oddio, ma si ricarica lui, non mangia. Cioè, guardate. Si ricarica, vabbè. La no, che cos'è? La ciambella, ma in realtà sta bevendo tipo benzina, probabilmente. Perché giustamente è un robot. Carina questa cosa, molto carina. Game. Oh, te li presenta così. Questo è Mang. Poi c'è RJ. Poi c'è Tata. Poi ci sono tutti quanti. No, ma bellissimi presentati così i minigiochi. Allora, 1, 2, 3, 4. Allora, probabilmente saranno i soliti giochini. Sì, A, B. Vedi, B. Carino. Mang è carinissimo. Vabbè, ovviamente è il ballerino provetto, quindi non potevano fare altrimenti. Poi, vabbè, non ve li faccio vedere tutti, poi ve li farò vedere nella guida. Premendo C, lui mi saluta. Vediamo se fa. Oh, che carino, viene davanti. Comunque, devo dire che è molto carino. Mi piace come concept, vabbè, uno che sia in inglese e due che i minigiochi si presentano in questo modo, con le icone di loro. Quindi, belle. Bene, bene, bene. Allora, adesso cambio postazione e tiriamo un po' le somme di questo piccolino. Allora, devo dire che non ha deluso le mie aspettative. Il colore è fantastico.
si presenta benissimo, è super carino. Cioè, questo giallo lo adoro perché c'è comunque in due colorazioni, azzurro e questa qui gialla. Personalmente a gusto mio è più bello giallo, ve lo posso confermare, sembra maionese. Sembra il colore della maionese o della crema, non lo so. Comunque è molto molto carino. Mi piace molto che sia, diciamo, le due parole, le uniche due parole che ci sono siano in inglese. Anche perché comunque loro cantano molto spesso in inglese, se non quasi sempre. E quindi magari hanno voluto mantenere questa internazionalità e non farlo magari in coreano, eccetera. Poi, un'altra cosa che mi piace è che i giochini appunto non hanno un nome ma sono rappresentati dagli stessi personaggi e molto probabilmente sono le loro caratteristiche. C'è Mang che è il ballerino, c'è RJ che è il cuoco, c'è Tata che invece è appunto un alieno e viene e fa il giochino nello spazio, e poi ci sono tutti quanti che probabilmente o balleranno o faranno qualcosa, quindi è veramente molto molto carino. Quindi super appello, ARMY, fandom ARMY, assolutamente comprate il Tamagotchi dei BTS, è bellissimo! Cioè non dovete farvelo scappare, se siete super appassionati e veramente ARMY dalla A alla Y, dovete assolutamente comprarlo, perché non può mancare nella vostra collezione fandom dedicata al vostro gruppo K-pop preferito. Ovviamente vi lascio il link giù in descrizione per poterlo acquistare. Lo potete acquistare già da ora su Amazon Japan oppure preordinarlo su amazon.com. Mi raccomando, perché poi appunto arriverà la guida, fatemi giocare un po' qualche settimana per capire un po' meglio la grow chart e come funziona, e quindi poi arriverà presto la guida. Bene, io direi che per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, iscrivetevi al gruppo di Tamagotchi Italia su Facebook, mettete un bel mi piace alla pagina di Tamagotchi Italia. Noi quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!